presenza, proprio per vincere. Lenna di giocare proprio non ha voglia, nel senso che nemmeno considera l'ipotesi di fronteggiare la capolista sul piano del gioco. Lo Monaco, insomma, si asserraglia. In 11 in 30 metri, pressing ossessivo dalla metà campo in giù, uomo su uomo con buona pace della zona. Se non è trincea, poco ci manca. La Cireale, per la sua parte in condizione tutt'altro che smagliante, soffre però più del giusto la tattica rinunciataria dell'avversario. Chico, cui cancelliere monta una guardia spiedata, ha le idee appannate, mentre Moncato e Manca infano si affannano ad individuare possibili spazi d'offesa. Lenna resiste e per un po' hai la sensazione che i Granata sfiorino la crisi nervosa. Né le tribune le aiutano. C'è chi, anzi, si diverte a punzecchiare Aleppo, rimproverandogli di non sostenere adeguatamente la tifoseria. Per fortuna, il riposo restituisce una Cireale dal piglio battagliero. 15 minuti alla grande. Chico fa tremare i legni della porta di Sottile, prima che Carnà, indomabile guerriero, forzi il catenaccio ennese. Dalla bandierina, lo stesso Chico pennella deliziosamente la testa ricciuta del capitano e puntuale all'appuntamento. Gran gol, e le tribune stavolta si scatenano. Lenna ci resta male, ma se l'è proprio voluta. Lo Monaco cerca di rimediare, fuori amore, dentro flusso. L'occasione per il pari matura al 24esimo. Punizione di cancelliere, mani di Chico, Russo in girata acrobatica. Bersaglio mancato. Poi al 40esimo ci prova Salpietro dalla media distanza. Interregionale girone N, quinta di ritorno. Acireale Enna 1-0, Agrigento Favara Comiso 1-1, Bagheria Audace 1-0, Folgore Palermo Olimpia 0-0, Gangi Niscemi 2-0, Mazara Punti, Mazara 31, Agrigento Favara 29, Cicli 27, Partini Caudace 26, Marsala 20. Quest'anno lo Ciale pagò per una...